A Roma debutta una commedia che ironizza sul mondo leghista, ma anche sulla romanità. Bortolin. Papà è ultra secessionista, quindi vive a casa con Baracchino, fa le ronde, quindi raccontiamo veramente, lavorava in un mattatoio. Cioè, questo scanna, strozza, spoglia è il suo motto. E io arrivo lì tutto fighettino con la camicettina, la cravattina, battute secche, in realtà mi freddano nel vero senso della parola. Peppi Fornasetti è un comico romano che va a conoscere la famiglia della sua fidanzata in Valtellina. Si scontra con una realtà ostile, dove Umberto Bossi viene idolatrato e la cartina dell'Italia si ferma al Po. E Padania Libre, in scena al Teatro 7 di Roma fino a domenica, una commedia che ha debuttato nel pieno delle inchieste sul Carroccio e che ironizza sui leghisti con intelligenza e humor, sbeffeggiando però anche la romanità. Si può sapere da dove viene sto ragazzo o no? A lei in mano! Ho un po' ripescato certi ricordi di infanzia di alcune vacanze fatte sulle Dolomiti o insomma in Nord Italia, e da lì sono nati una serie di personaggi, di piccole cose che avevo già in mente in passato. Padania Libre affronta anche altri temi di attualità, come le ronde padane. Insomma, come è andato? La valle è qualificata, signore, del super pericolo. Solo so che vicino al castello c'era un camionista pugliese che aveva perduto. L'abbiamo vegliato per sicurezza. Avete fatto bene! Il successo dello spettacolo è stato tale che quest'estate andrà anche in altre piazze italiane, sicuramente a Firenze, e dalla prossima stagione teatrale sbarcherà anche a Milano.